locale ha riaperto sabato 21 settembre con il concerto dei Lowlands and Friends. Nuova gestione, ma stessa anima quella di Spazio Musica a Pavia, storico punto di ritrovo per gli amanti della musica dal vivo. Spazio, aperto nel lontano 1986, si trasforma adesso in un locale che punta su una programmazione aperta a tutti i gusti, con grandi appuntamenti e serate dedicate anche ai giovani emergenti. Ma avevamo soldi da investire perché stavamo superando l'aliquota e allora abbiamo pensato: cosa prendiamo? Io volevo cambiare la macchina, sinceramente. Nino voleva comprare un impianto per fare la birra, Vittorio non voleva comprare niente però aveva i soldi, ci ha detto che ce li dava, e Thais è venuta un po' a rimorchio perché lei in realtà non sa neanche lei perché si trova qui. No, adesso, serio, adesso parliamo seriamente. Noi tutti insieme avevamo già un locale a Borgarello che si chiama Stand Bike Café, ce l'abbiamo da 3 anni e quindi insieme comunque cercavamo un posto per proporre un po' le cose di cui ci occupiamo. Io mi occupo di musica, Nino si occupa di birra, nel senso che fa la birra, Bad Guy Brewery già da 6 anni è attivo non solo sul nostro territorio ma proprio in tutta Italia, e avevamo quindi la volontà di trovare un locale dove proporre queste due cose, quindi la musica, ovviamente anche una proposta di birra diversa, e quindi c'è stata questa opportunità di rilevare Spazio Musica e l'abbiamo colta e siamo felici. Adesso partiamo e vediamo che tutto vada bene. Beh, ovviamente al centro di tutto c'è sempre la musica, quindi io mi sono sempre occupato di musica, di canzoni d'autore, di folk, di rock, di artisti americani, quindi ci sarà quest'anima senza però ovviamente trascurare la realtà e la scena pavese, che è una scena importante, che ha una storia con delle radici forti qui a Spazio Musica, e quindi continueremo a portare avanti questo sperando anche di rinverdire un po' questa scena anche con delle proposte più giovani. Pensiamo appunto a delle serate dove il palco potrà essere aperto anche a band che magari non sono magari neanche mai esibite, specialmente pensiamo al mercoledì sera, che è una serata notoriamente a Pavia più giovane, più universitaria, con l'obiettivo poi che questi appassionati di musica, questi ragazzi, vengano magari anche a sentire le serate che proporremo dopo, perché verranno tanti musicisti che in alcuni casi hanno veramente fatto la storia della musica internazionale. Penso a Omar Pedrini, che fra poco arriverà il 24 ottobre, Dr. Feelgood da Virgin Radio, che sarà qui il 4 ottobre, così come Andrea Rock, sempre ottobre il 26, Eric Andersen con Scarlett Rivera, saranno qui il 9 novembre. Eric Andersen è nato nel Village di New York con Bob Dylan, Donovan, John Baez, e Scarlett Rivera era la violinista di Hurricane di Bob Dylan, quindi veramente parliamo della storia del rock mondiale, e quindi passeranno da qui. Sarebbe bello che questi ragazzi poi venissero a suonare nelle loro serate e magari tornassero per ascoltare questi concerti, da cui sicuramente si può imparare. Non solo musica però, da quest'anno Spazio apre le porte anche alla stand-up comedy. No, una cosa che credo sia un po' una novità, o quantomeno a Pavia non ha ancora trovato una collocazione, è la stand-up comedy. Noi punteremo sulle serate del giovedì dove faremo appunto stand-up, collaboriamo con una diciamo comedian, chiamiamola così, si chiama Laura Formenti, che ci aiuterà nella programmazione e nell'organizzare appunto queste serate. Saranno bene o male con una cadenza di 2 volte al mese, sia con appunto Laura e questa rassegna che abbiamo chiamato Spazio Comedy, sia anche con degli altri ragazzi che hanno un gruppo che si chiama Garpez. In questo caso non sono professionisti, ma sono ragazzi giovani che si stanno appunto cimentando in questa forma e avranno spazio anche loro, almeno una serata al mese con loro la faremo, quindi penso che questa sia un po' una novità, una cosa che introduciamo già a partire dal 3 ottobre. Il locale proporrà inoltre una scelta di birre artigianali, una novità che si riflette anche nel menù, una rivoluzione soft, insomma, che guarda al futuro senza però dimenticare le radici di Spazio Musica. Il cuore principale è la musica, essendo a Spazio, però c'è un altro piccolo cuore che abbiamo creato dietro il bancone. Siamo uno dei pochi locali a Pavia con una cella controllata dove stocchiamo le birre, vengono spianate direttamente a temperatura di 5 gradi. Solo 6 linee, le mie birre diciamo di base, più qualche chicca che poi verrà fuori durante l'anno, magari faremo qualcosa appositamente per Spazio. E quindi un buon prodotto di qualità fatto a Pavia, perché anche se adesso siamo di Borgarello, comunque è sempre qua a Pavia. E quindi un buon prodotto musicale, un buon prodotto dietro il bancone. E una cosa che vogliamo aggiungere, che per noi è importante, è che stiamo pensando appunto di proporre una formula affinché chi arriva magari prima, quindi in prima serata, magari anche per assaggiare il nostro menù e le nostre birre, avrà uno sconto sul biglietto d'ingresso. Questo vogliamo farlo per lanciare il locale anche dal punto di vista del bar e non solo del lato musicale. E poi proprio per anticipare gli orari dei concerti, perché
non ci piace tantissimo l'idea di iniziare i concerti alle 11 di sera per forza. I concerti iniziano sempre alle 9:30 puntuali. Chi arriverà prima delle 8:30 di sera avrà uno sconto sul biglietto d'ingresso, e la domenica i concerti iniziano sempre alle 7 di sera, un po' come si fa anche in giro per il mondo. E quindi questa è un po' un'altra piccola novità che vogliamo provare a proporre.